Baraccopoli al Serraino Vulpitta. Questa mattina le nostre telecamere sono entrate dentro l'area dell'IPAB dove un gruppo di migranti vive in condizioni di degrado. Buon lunedì e ben ritrovati con la nostra informazione. Questo è l'argomento della notizia del giorno. Cumuli di spazzatura, materassi a terra e abitazioni di fortuna costruite con assi di legno e vecchie lenzuola per ripararsi dal sole. Una piccola baraccopoli abusiva nata all'interno della struttura appartenente all'IPAB Serraino Vulpitta, da tempo abbandonato e terra di nessuno. All'interno ci vivono circa 10 migranti, tutti giovani tra i 22 e i 25 anni, provenienti dal Gambia, Senegal e Somalia. Tra di loro anche qualche nordafricano. Lavorano nelle terre e sono incastrati nel limbo della burocrazia italiana, diniegati dalle commissioni asilo e incastrati nella lunga agonia dei ricorsi oppure in attesa di un rinnovo dei documenti che non arriva. Serve un contratto di lavoro ed una residenza che loro non hanno. All'interno di questo non luogo mancano i servizi essenziali, dall'elettricità all'acqua. La scala antincendio è diventata una toilette. Una situazione al limite. Alle spalle il vecchio CIE, chiuso nel 2014, inaugurato nel 1998, dopo appena un anno venne danneggiato da un incendio. Un tentativo di fuga finito in tragedia in cui persero la vita 6 extracomunitari. Sulla vicenda è intervenuto Vincenzo Catalano, segretario del sindacato soggetto giuridico. Un ghetto che le istituzioni devono risolvere al più presto, perché è intollerabile oggi come oggi far vivere ancora persone in questo stato di emergenza così igienica, sanitaria, impossibile da poter governare. E con queste immagini si conclude il primo spazio informativo di oggi. Vi aspetto subito dopo la pubblicità con i nostri TG. Postazioni fisse per la differenziata. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, con una ordinanza, ha disposto delle modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti. Aeroporto di Birgi, quale futuro? Riflettori puntati sulle sorti del Vincenzo Florio, si resta in attesa delle scelte del governo regionale. Sembra che si vada verso la creazione di un sistema aeroportuale integrato. 6 milioni di euro per i disabili, firmati dal commissario dell'ASP di Trapani Bavetta, i pagamenti per gli aventi diritto nei distretti sanitari della provincia, il servizio nella prossima edizione. Il palio si rifà il look, al via i lavori di sistemazione dei giardini di Erice, l'intervento sarà a cura della Fondazione Erice Arte. Il Trapani dei giovani, si lavora per allestire una nuova squadra per il prossimo campionato. Oggi conferenza stampa dell'amministratore unico della società Paola Iracani. Complimenti Ente Luglio. Nell'approfondimento di oggi il presidente di Telesud Massimo Marino commenterà la trasferta tunisina dell'ente trapanese. Buongiorno e ben ritrovati. Torniamo ad occuparci di raccolta differenziata a Trapani, dove in questi giorni sono scattate delle nuove disposizioni che rivedono il servizio in città. Vediamo. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha firmato un'ordinanza che rivede il sistema della raccolta differenziata in città e nelle frazioni. Il provvedimento dell'esecutivo di Palazzo Dalì punta a regolamentare la fase transitoria fino a quando non partirà il servizio dell'energetica ambiente previsto in autunno, con tanto di campagna informativa e distribuzione dei kit per la differenziata. Intanto, nell'attesa del nuovo servizio appaltato dalla SRR Trapani Nord, in città sono stati ripristinati i cassonetti dell'immondizia. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire dalle 18 alle 22. Nelle parti del centro urbano, dove invece si faceva il porta a porta già prima dell'ordinanza del commissario, come nel centro storico, zona via Fardelle e Traverse, i sacchetti dovranno essere usciti nelle prime ore della mattina ed inderogabilmente entro le 8:30. Il rispetto degli orari e delle modalità di conferimento, come ovvio, sarà fondamentale per tenere la città pulita ed evitare la formazione di cumuli di spazzatura. Porta a porta anche nelle frazioni, con l'indifferenziato che sarà ritirato il martedì, giovedì e sabato, l'umido il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L'orario per l'uscita di sacchetti per le frazioni sud sarà dalle 11 alle 13
dalle 6 alle 8.30 per quelle nord. Tra le novità dell'ordinanza firmata dal sindaco Tranchida c'è l'avvio delle postazioni fisse per la raccolta differenziata dove, oltre all'umido, sarà possibile conferire carta, cartone, plastica, vetro e lattine pesando quanto portato ai fini degli sconti sulla Tari. Insomma, oltre che nell'isola ecologica del lungomare Dante Alighieri, i cittadini trapanesi a partire da lunedì 23 luglio avranno a disposizione queste postazioni. I punti individuati sono in via Virgilio, accanto al mercato del contadino, in via Convento San Francesco di Paola, nei pressi della palestra non ultimata, e da Villa Rosina in via Baldassare Sardo dalle 13.30 alle 17.30. Di mattina, dalle 8 alle 12, saranno invece operative le stazioni di conferimento di Fontanelle Milo, nel parcheggio del Campo Sorrentino e della via Puglia. Oltre a queste postazioni fisse ci saranno due CCR mobili che saranno operativi da mercoledì 11 luglio per il conferimento, sempre con la pesa per gli sgravi della tassa dei rifiuti, di plastica, carta, cartone e vetro. I centri di raccolta mobili saranno in piazza Scalo d'Alaggio il lunedì dalle 13.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 8 alle 12, in via Mascagni il martedì dalle 13.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8 alle 12, in via Sceusa il mercoledì dalle 8 alle 12 e il venerdì dalle 13.30 alle 17.30. Con le nuove disposizioni scatteranno anche i controlli che saranno fatti, oltre che dai vigili urbani, anche dalle guardie ambientali chiamate a vigilare sulle postazioni fisse, oltre che su diversi siti del territorio comunale, dove abitualmente vengono abbandonati incivilmente i rifiuti, portando così a delle discariche a cielo aperto che danno una pessima immagine del territorio. Il servizio è partito oggi. Saranno effettuati controlli anche per quel che riguarda il rispetto degli orari per il conferimento nei cassonetti e per l'uscita dei sacchetti fuori dalle abitazioni dove c'è il porta a porta. Naturalmente le guardie ambientali avranno un ruolo che andrà dall'educazione all'informazione nell'ottica della prevenzione fino a quello della repressione. Essendo infatti ispettori ambientali, potranno anche multare chi non rispetta le regole con sanzioni in base al tipo di infrazione, che vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 26.000 euro. Sempre in tema di rifiuti, il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha presentato un esposto lanciando al contempo un appello chiedendo alla Regione di trovare una soluzione alla situazione di emergenza che si è venuta a creare nei giorni scorsi per l'impossibilità di poter conferire dallo scorso 2 luglio i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata presso l'impianto di Marsala. Il primo cittadino ha ricordato i risultati raggiunti con la differenziata a Salemi, arrivata al 60%. Grazie al grande senso civico dimostrato dai suoi concittadini. Nonostante le ottime percentuali di differenziata raggiunte, ha sottolineato Venuti, il comune di Salemi viene penalizzato perché non esistono impianti in cui conferire l'organico. E oggi a Catania è previsto un incontro negli uffici della Regione per discutere sul sistema degli aeroporti della Sicilia occidentale. All'incontro con il governatore Nello Musumeci parteciperanno gli assessori al turismo Sandro Pappalardo, alle attività produttive Mimmo Turano e alle infrastrutture Marco Falcone. Assieme agli esponenti del governo regionale ci saranno i responsabili degli aeroporti di Palermo, Birgi, Lampedusa e Pantelleria, assenti i sindaci del territorio, ancora una volta ignorati dal governatore. L'incontro di oggi dovrebbe essere propedeutico alla creazione di un polo aeroportuale di sistema che mette in rete i 4 scali della Sicilia occidentale, ma soprattutto l'accorpamento di Airgest, ripianata dai debiti con la GESAP, la società che gestisce lo scalo palermitano. Operazione questa che potrebbe essere utile al fine di avere un maggior potere contrattuale con le compagnie aeree, ma che ha anche bisogno di un chiarimento sulla gestione dei traffici, soprattutto a vocazione turistica. Quest'ultimo passaggio è quello che più preoccupa gli operatori economici, che invitano i rappresentanti politici del territorio a difendere gli interessi di questa provincia da un ruolo egemone che potrebbe avere Palermo. Si conclude qui questa edizione, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità con tutte le altre notizie.
6 milioni di euro per i disabili, firmati dal commissario dell'ASP Bavetta, le delibere per gli aventi diritto nei distretti sanitari della provincia di Trapani. Il Balio si rifà in Lucca, il via ai lavori di sistemazione dei giardini di Erice, l'intervento sarà a cura della Fondazione Erice Arte. Per il TG Sport, il Trapani dei giovani, si lavora per allestire una nuova squadra per il prossimo campionato. Oggi conferenza stampa dell'amministratore unico Paola Iracani. Ben ritrovati con una nuova edizione. In arrivo 6 milioni di euro per i disabili gravissimi della provincia di Trapani. Sono state firmate dal commissario dell'azienda sanitaria provinciale Giovanni Bavetta le delibere relative all'autorizzazione, la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto al beneficio economico per i soggetti disabili gravissimi in applicazione della legge regionale 4 del 2017 relative al primo quadrimestre 2018. Le delibere predisposte dai singoli direttori di distretto riguardano tutti e 6 i distretti sanitari della provincia per una somma complessiva di oltre 6 milioni di euro. Abbiamo liquidato praticamente in tempo reale, commenta Bavetta, le spettanze relative ai primi mesi di quest'anno con i nostri uffici che ormai procedono nell'iter a regime per l'applicazione di questa nuova normativa entrata in vigore lo scorso anno. I relativi mandati di pagamento saranno inviati in banca entro il 15 luglio. Per un ultimo step relativo all'ultimo trimestre 2017 destinato a 42 disabili gravissimi del distretto sanitario di Trapani, il mandato di 183.000 euro è stato inviato in banca la scorsa settimana. Adesso torniamo a parlare della Ida in Tunisia. Calato il sipario sullo spettacolo, è tempo di un primo bilancio sulla collaborazione tra Italia e Tunisia incentrata sulla cultura. Oltre 3.000 spettatori a El Jem, più di 7.000 a Cartagine, una diretta televisiva nazionale che ha portato la Ida nelle case di milioni di tunisini. Insomma, senza dubbio un'operazione di grande successo che ha visto il Luglio Musicale e la città di Trapani in prima linea nella promozione della cultura nel Mediterraneo. Un'iniziativa che ha riscosso un forte successo con un primo bilancio della collaborazione tra Tunisia e Italia più che positivo, come rimarcato dal ministro della cultura tunisino e dall'ambasciatore italiano in Tunisia, Fanara. Oggi abbiamo visto questo straordinario spettacolo della Ida, ma la Ida si inserisce in una settimana di opera italiana. Sabato portiamo La Scala, i cameristi della Scala e il GEM e poi tante altre manifestazioni di altissimo valore, perché noi puntiamo sulla cultura per avvicinare i due popoli. Il pubblico è stato aggredito molto, è stato molto caloroso. E non solo ha aggredito il pubblico, ha aggredito anche il governo, perché qui oggi avevamo il ministro degli esteri, il ministro della cultura, il ministro della cooperazione internazionale, il ministro dell'energia, il ministro della donna e forse ne dimentico qualcuno, quindi c'era praticamente un consiglio dei ministri a guardare la Ida. Il che, devo dire sinceramente, ringrazio l'ente Luglio Musicale e soprattutto ringrazio tutto lo staff che mi ha sostenuto in questa nostra campagna, che vi assicuro non è stata semplice, non è stata facile, ma per questo gioiamo per il successo che abbiamo realizzato. I minori stranieri ospiti del centro FAMI, il Mappamondo, gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande, sono stati i protagonisti di un reportage che il canale catalano Barca TV sta realizzando per raccontare il progetto promosso dalla Fondazione FC Barcellona. Giunta a Trapani la scorsa settimana, la troupe televisiva si è fermata 2 giorni per realizzare interviste e registrare alcuni momenti delle attività avviate sulla base del piano strategico della Fondazione del Barcellona FC 2016-2021, che ha come finalità quella di contribuire tramite lo sport e l'educazione ai valori, all'integrazione dei bambini e dei giovani maggiormente colpiti dalla povertà, dalle malattie, dalla disuguaglianza e dalla discriminazione. E ad Erice al via i lavori di sistemazione del giardino del Balio. Sono stati affidati alla ditta aggiudicataria i lavori di risistemazione del giardino del Balio di Erice. Si tratta di un primo intervento con il quale si intende avviare un percorso finalizzato a restituire allo storico giardino ericino l'originario splendore.
L'intervento è stato delegato dal Comune di Erice alla Fondazione Erice Arte, che si è assunta l'onere finanziario dell'intervento. Questo primo intervento di manutenzione prevede la sostituzione di 700 piante di buxus più la collocazione di altre 190 di altro tipo, la riparazione dell'impianto di irrigazione e la potatura delle siepi dell'intero giardino. Gli interventi dovranno essere completati entro i prossimi 15 giorni. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha tenuto a ringraziare la Fondazione Erice Arte che ha accettato di fare eseguire questo intervento che entro le prossime due settimane darà un nuovo look ad uno dei luoghi più significativi del centro storico ericino. Si tratta di un primo intervento a cui l'esecutivo della vetta conta di dar seguito con ulteriori interventi per la manutenzione sistematica del giardino. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione che nelle prossime settimane verrà discusso dal Consiglio Comunale. Sabato a Cornino si è aperta la 28esima edizione dello Spincia Fest ed in questo primo fine settimana dedicato al tipico dolce, il villaggio allestito a Piazza Riviera ha registrato la presenza di tantissimi visitatori tra gli stand. La manifestazione continuerà per tutta la settimana, sempre all'insegna delle degustazioni di spince e di un ricco programma di eventi serali che animeranno la manifestazione. Questa sera alle 22 ci sarà lo spettacolo musicale Nick e Co, mentre domani, sempre alle 22, sul palco allestito a Piazza Riviera, ci saranno gli Irrequieti. Cantante di successo a Trapani, Dede Almanza, leader dello storico gruppo Prognosi Riservata, oggi ambasciatore del neomelodico italiano in Russia. Raccontaci come mai ti ritrovi in Russia e come mai questo successo? Io sono in Russia perché sono andato per 3 anni consecutivi in quanto mia figlia sta lì, mia figlia Chiara, e sta per ora a Mosca, che suo marito è diplomatico e quindi per ora si sono stati trasferiti là. E perché mi hanno scoperto per caso che sapevo cantare, perché tu sai, io ero batterista, però cantavo, facevo il batterista cantante. Mi hanno scoperto cantante e siccome lì adorano la melodia italiana, va bene, Celentano, prima di tutto, Tocco Duglio, Albano, Pupo pure, tutti. Adesso anche Dede. Anche Dede. Dede Alonso, perché mi chiamo Alonso, non sanno dire Albano. E mi sono ritrovato a fare degli spettacoli a Mosca, nei grandi parchi, poi ho vinto un festival ad Anapa sul Mar Nero e quindi sono arrivato prima, stanno vado a fare la giuria lì di questo festival. Hai dovuto preparare per un repertorio ad hoc, no? Perché i beach sono. Quali sono i cavalli di battaglia della musica italiana? Carezza in un pugno, dice no, devi cantare Confessa. Ma perché? Ma perché? Ma qual è questa canzone? Sono andato su internet, ho trovato questa canzone, ma perché? Che poi era Confessa. E poi ho fatto dei duetti bellissimi con delle cantanti di là. Ma alla fine hai pensato anche di promuovere il tuo territorio e l'hai fatto con un video che adesso stai per ripartire nuovamente per Mosca e te lo porterai nel tuo tour. Sì, abbiamo realizzato un video qui a Trapani e la location l'ho scelta io, il porto di Trapani, la Colombaia, il porto Peschereccio. Abbiamo realizzato un video di 7 minuti che però sta andando in onda alla televisione russa e alla fine ho fatto mettere in carattere cirillico perché sai, lì hanno un altro carattere, che la location era Trapani, Sicilia, Airport Birgi. Speriamo che arriveranno voli, se Dio vuole. E così abbiamo fatto pure una cosa utile per la nostra città. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore nel Trapanese. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 20 e i 32 gradi ed i venti provenienti da nord-ovest che soffieranno ad una velocità di circa 11 km orari. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti si sposteranno a nord. Per domani mattina il cielo sarà sereno, con venti deboli da nord-est. Le temperature minime saranno attorno ai 20 gradi, sui 31 le massime. Il mare sarà poco mosso, i venti gireranno a nord-ovest.
per gli appuntamenti su Telesud di questa sera alle 20.45, in replica a mezzanotte andrà in onda Sport Sud il lunedì con Fabio Tartamella e Francesco Francioso. Alle 23 per Seconda Repubblica, ospiti di Nicola Baldarotta nella prima parte, il sindaco di Custonaci Peppe Bica, e nella seconda quello di Paceco Peppe Scarcella. Ci rivediamo tra poco con il TG Sport. In casa Trapani Calcio si lavora per allestire una nuova squadra per il prossimo campionato. Oggi conferenza stampa dell'amministratore unico Paola Iracani. Vediamo il servizio. Al fine di fare chiarezza sull'attuale situazione del Trapani Calcio, oggi alle 16 presso la sala stampa Franco Auci dello stadio provinciale di Trapani si terrà la conferenza stampa dell'amministratore unico della società Paola Iracani. All'incontro con i giornalisti prenderà parte anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. In attesa di sciogliere il rebus nel pomeriggio, rimane comunque prioritaria l'esigenza di iniziare ad allestire una squadra giovane e con uno sforzo economico minimo. Sarà un Trapani giovane e trapanese. La prossima stagione granata, se non ci saranno svolte in società, sarà all'insegna del ridimensionamento dei costi. Saranno diversi big a partire, dopo le partenze di Fazio, Drudi e Maracchi, toccherà anche a Marras, Corapi, Ferretti e Silvestri. Insomma, un ricambio totale. Sarà allestita una squadra caratterizzata dalla fitta presenza di giocatori del vivaio, con l'aggiunta di qualche big. Nelle ultime ore è stato contattato anche Cicciolo Bue, l'ex difensore granata, ha subito accettato e si è messo a disposizione del club. Con lui anche un altro ex, si tratta di Alessandro Cammareri, esterno destro, che in carriera ha vissuto anni fra C2 d'eccellenza proprio con la maglia granata del Trapani, prima di indossare i colori del Valderice, del Mazzara e nell'ultima stagione quelli rossoneri della Folgore. Un altro nome a cui è stata chiesta la disponibilità al progetto Trapani è quello di Pietro Terranova, l'attaccante classe 94. Lo scorso anno ha messo a segno 11 reti con la maglia del Paceco e sarebbe felicissimo di fare questa nuova avventura. Questo al momento è il quadro generale. In serata, dopo la conferenza, in un ambiente in piena depressione, si potrebbero conoscere ancora nuovi risvolti. Si terrà questa sera alle 20 al Lido Paradiso a Trapani l'inaugurazione del secondo torneo di beach soccer riguardante le categorie dal 2001 al 2011. Per l'occasione scenderanno in campo le vecchie glorie del Trapani degli anni 92-96, tra le quali Vasari, Galeoto, Incrivaglia, Guaiana, Esposito e tanti altri. Nel prossimo servizio invece parliamo di arti marziali. È stata ufficializzata la Nazionale Italiana WTKA per l'anno 2018 per la Sicilia, coordinata dal responsabile regionale maestro Cesare Belluardo. È un grande successo in termini di atleti selezionati, poiché sono ben 35 i siciliani che indosseranno le divise della Nazionale per rappresentare l'Italia ai prossimi campionati mondiali unificati, a cui hanno aderito quasi 50 federazioni internazionali dai 5 continenti. Per la città di Trapani una doppia soddisfazione, poiché la SDT in Sicilia, diretta dallo stesso Cesare Belluardo, ha avuto selezionati ben 6 atleti. Si confermano azzurri di kickboxing i fratelli Davide ed Alessio Belluardo, figli del maestro trapanese, insieme a Noemi Romano. Insieme a loro, per la prima volta in nazionale, Cristian ed Irene Marchese con Roberta Sferlazza. C'è anche da dire che i fratelli Belluardo sono attualmente campioni mondiali in carica, mentre Noemi è vice campionessa mondiale, ed ancora che Roberta ha sfiorato la convocazione in nazionale nello scorso anno per un solo punto nella qualificazione, pur avendo vinto il titolo italiano. Il maestro Belluardo dichiara che determinante per la qualificazione il punteggio acquisito durante la maratona italiana WTKA di ben 9 tappe che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale ogni anno. Gli atleti del Team Sicilia hanno partecipato alle 3 tappe del Girone Sud che si sono svolte ad Erice, Catanzaro e Messina. La tappa di Erice si è svolta su organizzazione del Team Sicilia e da ben 5 edizioni è la manifestazione di arti marziali che può vantare il più grande numero di partecipanti nella nostra regione ed anche nello stesso girone di appartenenza. Inoltre, dal secondo anno è stata la tappa che ha inaugurato l'intero campionato italiano.
dichiara il maestro. Sono orgoglioso nel dire che un atleta su tre è un siciliano ed ancora che da padre e contemporaneamente da maestro avere entrambi i propri figli con la maglia azzurra è una cosa bellissima. Complimenti Ente Luglio. Per il nostro approfondimento di oggi il presidente di Telesud Massimo Marino commenta la trasferta tunisina dell'ente trapanese. Il servizio. Un innegabile successo quello del Luglio musicale in terra di Tunisia, di spettatori, di visibilità e di relazioni per concrete basi di ulteriori sinergie future. Un successo che come sempre non ha lesinato critiche con gli immancabili social a polemizzare non poco in queste settimane. Sostanzialmente le accuse a luglio sono state incentrate sulle spese sostenute distraendo risorse da un cartellone trapanese ritenuto manchevole e sulle potenzialità effettive di svolgere queste attività fuori dai confini regionali a rigor di statuto. Sulle prime mi risulta che le spese sono state sostenute interamente dal Ministero della Cultura tunisina e lascio volentieri agli organi di vigilanza il compito di valutare la legittimità dell'operazione, fra l'altro assai discrezionale nelle finalità, se sia stato un bene o meno svolgerla. Personalmente, anche se il Luglio musicale avesse speso alcune migliaia di euro per sostenere l'iniziativa, magari a discapito di un appuntamento in meno sul nostro territorio, reputo che abbia fatto benissimo, visto la portata dell'evento e il ritorno d'immagine, ma non solo della trasferta, ritorno culturale, pubblicitario e non ultimo potenzialmente economico. Tutti aspetti che non potrebbero essere neanche lontanamente raggiungibili restando in Sicilia. Questo al netto di uno statuto che, se così fosse, sarebbe assolutamente anacronistico e tassativamente da cambiare alle soglie del 2020. Per quanto riguarda la distrazione delle risorse sul cartellone locale, anche qui la discrezionalità sarebbe ampia. Ciò non di meno non mi risulta. Il numero di iniziative calendarizzate sono lì a testimoniarlo, così come i numeri del botteghino. Ad ogni modo, a mio modesto parere, polemiche di cortissimo respiro, frutto di un provincialismo cui noi trapanesi siamo ben lungi dall'affrancarci. Davvero non mi capacito di come ci si possa soffermare su sciocchezze di qualche migliaia di euro piuttosto che su elasticità statutarie davanti a un successo del genere. Portare un'eccellenza nostrana fuori dai confini nazionali, accolta dai massimi esponenti istituzionali del paese, con potenzialità sinergiche smisurate, mi sembra follia pura. Chi scrive non ha nessuna partigianeria precostituita, tantomeno economica, con il luglio. Telesud da decenni ha una piccola convenzione con l'ente ed immagino continuerà ad averla a prescindere di chi ci sia al suo timone. Con De Santis, che conosco da sempre, ho spesso avuto momenti di scontro anche duri in passato, ma è indubbio che questo successo sia da ascrivere a lui, certamente con altri, istituzioni, artisti e maestranze comprese, ma il suo ruolo è stato fondamentale, così come la visione complessiva di ciò che debba essere oggi l'ente. Mi auguro che questo progetto possa essere sostenuto anche dall'amministrazione Tranchida per una istituzione che non può essere annoverata fra i classici sottogoverni per essere affidata a pur legittime scelte che ogni nuovo sindaco può disporre nella discrezionalità del ruolo che ricopre. Oneri ed onori compresi. Insomma, costruiamo assieme un futuro che ha gettato in questi anni delle solide basi. Destrutturare tutto per programmare l'incerto non ci sembra la scelta migliore. Se ci verrà chiesto, per quello che possa essere il modesto contributo del nostro gruppo editoriale, Telesud farà la sua parte.